aspetto che arrivi il signore. Allora la inquadro senza il suo permesso. Mi racconta quanti siete, qualche numero? In Italia ci sono circa 16.000 allenatori. Di basket. Da dove viene? Da Ferrara? Sì. Mamma mia. Mi lascia fare l'intervista, Ilaria? Sì. Già è durissima. Con quel caldo qua? Niente. In macchina non ce n'era tanto di caldo. Si stava benissimo. 16.000 allenatori, il presidente oggi è? Ettore Messina. Ah, addirittura. Pensavo ci fosse uno come Renzaccio Olivieri che non allena la Serie C femminile, insomma. Quindi il neo campione d'Italia. Max Olivieri? Renzo Olivieri. Renzo Olivieri. Di nome Massimiliano Massimo? No, parlo di calcio. Renzaccio di nome. Renzo detto Renzaccio. Comunista fiero, di Rifondazione Comunista. C'è un Olivieri. Ecco, se andiamo all'ombra sono più felice. C'è un allenatore che si chiama Olivieri. Massimiliano Olivieri. Conosco. 16.000 allenatori, la regione con più allenatori qual è? Lombardia. E in proporzione agli abitanti? Ho visto che il quarantennale della GIBA, Associazione Giocatori, il presidente non è più Peppe Cassì, ex bandiera di Trapani, ma? Niente, che lavoro fa a parte il consigliere? O faceva, insomma? Io? Sì. Ho fatto un insegnante di educazione fisica. Ah, ecco. Nel consiglio chi c'è degli allenatori oltre a lei? Vicepresidente? No, io sono regionale. Sì. A livello nazionale vicepresidente? Non esiste, ci sono quattro consiglieri, uno si chiama Piccin, uno si chiama Di Lorenzo. Ah, Ettore, no, Ettore è il giornalista, comunque ho capito, quello Ettore. Che allenava Napoli. No, Ettore Messina è quello che allena adesso a Milano. Che Di Lorenzo. Roberto Di Lorenzo. Allenava a Napoli e dintorni, anni fa, sì. Poi Piccin mi aiuti, era Giovanni, con... Giovanni Udine. Esatto. Poi gli altri due? Uno è Frates. Fabrizio, architetto, ex Cantù. E poi? Che è consigliere federale, quindi sì. È consiglio di diritto. Sì. E l'altro è Giordano Consolini. Grandissimo, che da quando è Reggio non ho ancora incrociato. È un carissimo amico, classe 54, il mago dei giovani. Basta, sono finiti gli incaricati dell'associazione. 16.000. In Europa, al di là nel rapporto popolazione, allenatori, l'Italia è la numero uno, la nazione. Chi è che ha più allenatori di basket? Non vorrei dire una cosa sbagliata, non sono sicuro, ma la Spagna. Poi, di nuovo il nome? La Spagna. No, suo. Fossati Antonio. Gianni, diciamo Antonio? No, non niente. Diciamo. Pozzati. Pozzati. Pozzati invece il percorso, no? Io conosco meglio il calcio. Nel calcio si diventa allenatori facendo il corso. Quanto questa dura? Cosa... Quanto dura quello di basket, come è configurato, diciamo? È diverso dal calcio. Sì. Il calcio è molto importante sugli ex calciatori. Sì. Nel basket invece uno può diventare al primo livello allievo allenatore. Quanto ci impiega? Quanto dura il corso? Di una settimana a livello provinciale. Ah, ecco. Poi deve fare 2 anni di attività. Certo. Un corso allenatore di base a livello regionale. Mm-hmm. Più altri 2 anni di attività e poi andare avanti per arrivare all'allenatore. Quando lo fanno il primo corso provinciale qui attorno? Io sono di Reggio e... Non glielo so dire. Di sicuro però qui se... Oggi, il presidente della FIP o degli allenatori? No, della FIP. Ah, sì, giudici, Davide Giudici, certo.